Ciao a tutti, bentornati in un nuovo video. Sicuramente questo è un video che vedrete su YouTube perché niente, ho deciso che mi voglio buttare di nuovo a fare qualche video ogni tanto su YouTube per non lasciare il canale completamente vuoto, perché ora è da veramente tanto tempo che non carico un video su YouTube. E quindi stamattina che sono a casa, sono serena e ho qualche ora libera, ho detto facciamo il classico Get Ready With Me, che so che è un video che vi piace tantissimo vedere nel mio canale, almeno fino a poco tempo fa era così. Mi sono portata avanti perché ho già ridisegnato le sopracciglia, ho utilizzato la Precisely My Brow Pencil di Benefit. Queste nella tonalità numero 04. Chiaramente le ho fatte prima perché è un passaggio un po' noioso e adesso andiamo a truccarci insieme. Tra l'altro, in questo video proveremo insieme un sacco di prodotti nuovi per vedere appunto come si comportano, perché non li ho ancora provati alcuni, mentre altri li ho provati, ma volevo farli vedere a voi. Appunto in un video. Questa postazione è un po' diversa dal solito perché appunto ho posizionato la videocamera sulla ring light. Speriamo che vi piaccia. Cercherò poi di inquadrarmi da vicino nel momento in cui faccio gli occhi e cominciamo subito. Allora, tra l'altro è tutto a portata di mano, quindi mi piace tantissimo questa postazione. La prima cosa che faccio, vabbè, ho già deterso il viso. Ho messo la mia crema, il mio siero viso della Yves Rocher e ho messo anche la mia crema, diciamo da giorno, anti-age. E adesso vado a mettere un primer perché questo mi sta piacendo veramente tantissimo. L'ho trovato nella Beauty Box e si chiama Beyond Veil. È un primer per il viso illuminante. Voi sapete che in questo periodo sto particolarmente in fissa con questi primer, quindi ne prendo un po', lo metto con un pennello, diciamo piatto, lo metto sulle parti del viso che mi interessa illuminare. Con un pennello duo fibra lo vado a far assorbire per bene su tutto il viso. Come potete vedere, il viso è già bello illuminato, mi piace tantissimo. Per quanto riguarda il fondo, oggi proveremo insieme questo qui di Neve Cosmetics. Questo è il Medium Neutral degli Eye Coverage Mineral Foundation. L'ho acquistato proprio ieri sera, quindi è nuovo, lo apriamo insieme. In realtà non so neanche se diciamo è il colore adatto a me. La ragazza mi ha fatto capire che fosse, diciamo, perfetto per la mia pelle. Lo vado a mettere sul tappino. Per adesso non esagero, ne metto un po', ma non voglio esagerare. Con un kabuki, quindi un pennello bello spesso, lo vado a miscelare e lo vado a mettere sul viso. Ero molto curiosa di provare questo fondo minerale di neve, di cui parlano tutti molto 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 bene. E siccome adesso andiamo incontro alla primavera, vorrei iniziare ad utilizzare dei fondotinta appunto in polvere. Allora, mi piace tantissimo perché, diciamo, a dispetto di quanto è scritto nella confezione, ossia eye coverage, secondo me non copre così tanto e quindi mi piace perché io non sono più tanto per i fondotinta coprenti, o perlomeno li utilizzo solo ed esclusivamente quando chiaramente ho un problema di, diciamo, di imperfezioni. Quindi per ora mi piace, il colore sembra anche abbastanza, diciamo, fedele, ecco, all'originale, quindi va bene così e andiamo avanti. Allora, vado a prendere il mio primer. Questo qui è quello di Mesauda ed è sempre il famoso primer che mi vedete utilizzare sempre, l'Extreme Eyeshadow Base. Ne vado a prendere un po' e lo vado a mettere negli occhi. Diciamo che oggi faremo un look molto molto semplice, più che altro un look su richiesta, perché tantissime di voi mi hanno richiesto di riprodurre il look giornaliero che vedete spesso nella mia pagina Instagram, e quindi ve lo faccio rivedere. Utilizzeremo la spugnetta di Atokirine, anche questa è una novità, è appena arrivata in casa Gravis Girl e ne ho comprate due. Questa è quella che utilizzo per il correttore e per stendere il primer. Le sto adorando, le utilizzo già da una decina di giorni. Vi devo assolutamente mettere una recensione nel mio feed di Instagram. Chiaramente vi metto qui il nome in modo che potete andare a cercare la mia pagina se ancora non mi seguite lì. Tra l'altro, lì in questo momento sono molto più attiva che qui perché lì faccio i miei IGTV con le mie rubriche, i miei look, e soprattutto ogni giorno vi posto nel feed o una foto del make-up che ho realizzato o addirittura magari delle review. Bene. Utilizzeremo questa palette, che è appunto la Coral delle Cutie Nude di Nabla, che è una delle mie palette preferite, ma diciamo che potete utilizzare qualsiasi palette in base alle vostre esigenze perché bastano veramente pochi colori, adesso vedrete. Con un pennello da sfumatura, questo qui è il 222 Luxe Crease dei Jessup.
Guardate quanto è bellino, mi piace da morire. Vado a prendere il colore principale, il Feelings, che è appunto questo arancio, questo corallo dalla Cutie Coral, e lo vado a mettere appunto nella piega dell'occhio. Quindi faremo un look molto 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 semplice e veloce, però a me piace da morire questo colore nella piega dell'occhio, quindi voglio utilizzare questo, ma potete utilizzare anche un qualsiasi marroncino, magari anche una terra. Se non volete prendere una palette, potete utilizzare anche una terra per diciamo scaldare la piega, quindi qualsiasi diciamo opaco che vi soddisfi per la piega dell'occhio. Ok, dopo aver fatto questa sfumatura molto molto semplice e veloce, vado a prendere il prodotto principale, che è questo ombrettino in crema della collezione Nilufar a dati di Wycon, che mi ha regalato la mia dolcissima Monica, a cui mando un bacio, mi ha fatto felice. Questo qui è un Crystal Cream Eyeshadow nella tonalità 102 Sparkling. Un pennello piatto, questo qui è il 103 dei Nabla, che ho acquistato da pochissimo e di cui devo assolutamente parlarvi. Ne vado a prelevare un po', lo vado a mettere su tutta la palpebra mobile, quindi diciamo che lo potete mettere in maniera molto 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 semplice, nel senso senza essere poi troppo precisi, però io non esagero e lo vado a mettere su tutta la palpebra mobile. Ok, questo è il risultato. Vado un attimino di nuovo a ripassare il pennello di prima, che era ancora un po' sporco diciamo del Feelings, in questo modo, e a questo punto vado a prendere Mandarin, che è appunto il top coat che abbiamo all'interno della palette. Lo vado a prendere con le dita e lo vado a mettere al di sopra di questo ombrettino, tanto per esaltarne il colore, anche se potete anche lasciarlo così com'è, visto e considerato che comunque è un bellissimo diciamo ombretto. Già da solo va benissimo, però se volete che il trucco duri tutto il giorno, se mettete sopra anche un top coat siete ancora più sereni, perché sapete che appunto in quel modo l'ombretto non si sposta. Ok, a questo punto non utilizzeremo l'eyeliner perché stiamo facendo un look molto semplice, quindi non vogliamo complicarci con l'eyeliner, magari non sappiamo benissimo utilizzarlo, siamo un po' di premura e quindi abbiamo paura che se sbagliamo poi dobbiamo rifare tutto da capo, magari appunto dobbiamo uscire, abbiamo qualcosa di veloce da fare. E prendete un pennello angolato, io uso questo Jessup 322 Brow Liner, che è appunto questo pennello così con la punta angolata. Andiamo a prendere il marroncino che c'è dentro la palette, che si chiama Anyway, e andiamo a creare una sorta diciamo di eyeliner finto, quindi fake come lo chiamo sempre io, attendo proprio dall'attaccatura delle ciglia, lo andiamo a creare in questo modo. Non preoccupatevi se non siete proprio precise, perché effettivamente diciamo l'eyeliner deve essere un po' sfumato. Con lo stesso marrone andiamo anche sotto sulla rima ciliare inferiore, sul bordo esterno, quindi qui, così scuriamo anche questa parte qui che a me non piace mai lasciare nuda. Mi piace molto lavorare con questi colori di questa palette, perché non è per niente polverosa e quindi mi aiuta a creare questa linea quasi perfetta. Vado anche nella parte inferiore. Chiaramente sulla lunghezza dell'eyeliner fate voi, perché quella è una cosa comunque soggettiva. Vado a prendere il pennello di prima e vado un po' a sfumare. E come nella palette non c'è un color panna, vado a prendere una palette qualunque, in realtà questa io l'adoro, la Golden Hira di Astra, e vado a prendere un color panna, questo qui si chiama Serendipity, sempre col pennello di prima con il quale abbiamo utilizzato il Feelings, quindi il corallo. Andiamo praticamente a sfumare la parte più alta in modo tale da non creare stacco. Allora, a questo punto il look è finito, ma voglio mettere qualcosa anche all'interno dell'occhio. Utilizzo questa Long Lasting di Wycon, questa qui è la Strong Coffee, la numero 16, si legge appena, e la vado a mettere proprio all'interno dell'occhio. Ok, a questo punto potete decidere o di lasciare tutto così oppure di mettere una matita all'interno dell'occhio, io lo faccio assolutamente. Utilizzo un nuovo prodotto che è appunto la Waterproof Eye Pencil, sempre di Wycon, questa qui è la 102 Natural Light, è una matita che ho acquistato da pochissimo, mi piace tantissimo, la sto utilizzando praticamente tutti i giorni e la metto all'interno dell'occhio, però nella parte, nella waterline, quindi vado a sfumare. Come mascara utilizzo lui, il Vicious di Nabla, che è, sapete, il mio mascara preferito del momento. Cioè, guardate che differenza.
sono stupende, infatti non metto ciglia finte. Come correttore voglio utilizzare insieme a voi lo Smoothing Secret di Wycon, che è un correttore che ho ricevuto dalla mia dolce Monica sempre, che mi fa dei regali spettacolari. Questo qua è il Lift Effect del numero NW01, lo vado a mettere nelle zone critiche, quindi qui, un po' qui. Mettere il correttore nella parte più esterna dell'occhio aiuta per liftarlo un po', per renderlo più allungato, e un po' qui. Allora, vado sempre con la mia Atokirina piccola a sfumarlo per bene. Vado a prendere la mia loose powder di Astra, questa invece me l'ha regalata la mia dolce Claudia, questa qui è la Velvet Skin, ne metto un po' nel tappino, senza esagerare, e con la stessa spugnetta la vado a prelevare e vado a fare una sorta di soft baking sopra il correttore, in modo da farlo asciugare, e vi posso assicurare che se utilizzate questa spugnetta il correttore starà fermo lì tutto il santo giorno, cioè io sto adorando queste spugnette veramente. Ok, wow, mi piace troppo l'effetto, cioè mi lifta tantissimo. Ok, siccome voglio farvi vedere come funziona quella grande, la spugnetta grande, facciamo un po' di contouring in crema. Utilizzo il Mocha dei Matchsticks di Fenty Beauty, che è appunto questo bronzer in crema stupendo. Andiamo a fare un po' di contouring in crema e poi andremo sopra con la terra, così vi faccio vedere come funziona. Atokirina grande. È morbidissima, proprio morbidissima, e come potete vedere in un nanosecondo ha sfumato il bronzer in crema. Queste spugnette tra l'altro sono comodissime perché potete utilizzarle anche in questo modo. Proprio guardate che meraviglia, cioè sfuma in un nanosecondo. E poi è una coccola per il viso, una coccola. A questo punto vado sopra con lo Skin Bronzing di Nabla, questo qua è il Dune. Vado ad utilizzare un Wycon, un pennello di Wycon antidiluviano, che non c'è più scritto neanche che numero è, perché ce l'ho da 150.000 secoli e faceva parte di un set che comprai proprio quando uscì tantissimi anni fa, forse il primo set che uscì di Wycon, dei pennelli di Wycon. Però devo dire che sono praticamente oltre 10 anni che ce l'ho questo pennello ed è magnifico. A questo punto andiamo di blush e vi faccio vedere questa meraviglia qui, Cheek Me Up di Wycon, sempre. Questo qui è nella tonalità numero 5 Soft Brick, è un blushino in crema che io vado a proprio posizionare così, alla rinfusa sul viso, e poi con la mia Atokirina, sempre, vado a sfumare. Così vi faccio vedere che anche per il blush, guardate che meraviglia, spettacolo. Vado a prendere questa cipria di Kiko, questa è la Radiant Fusion Baked Powder, questa è una cipria cotta della numero 4, è un colore stupendo, e vado a prenderne un po' con un bel pennello grande, questo qui è un pennello di Beauty Big Bang, che mi regalano gli amici di Beauty Big Bang, e lo utilizzo non solo per mettere un altro po' di cipria, ma anche per, diciamo, eliminare i residui di quella che abbiamo utilizzato per il soft baking. A questo punto con il Gimme Brow, che è appunto il gel per sopracciglia sempre numero 4 di Benefit, vado a fissare le mie sopracciglia. Allora, questo questo passaggio, diciamo, di fissare le sopracciglia lo faccio sempre dopo che ho finito di fare tutto, quindi dopo che ho messo cipria e quant'altro, perché spesso comunque andandoci sopra con le polveri si sporcano, e quindi in questo modo non solo appunto le fisso, ma anche le pulisco se c'è qualche residuo appunto di polvere. A questo punto vado a mettere un po' di mascara sotto l'occhio, vado a utilizzare uno di mascara qualunque, questo qui è un top coat in realtà di Kiko, False Lashes, questo qui è quello per renderle appunto più voluminose. A questo punto vado a spruzzare un po' di Fix, questo qui è quello di High Heart Revolution, è il Fixing Spray Vanilla e Coconut, top. Come illuminante voglio utilizzare quello di Benefit, questo qui si chiama Tickle ed è un illuminante oro rosa, che è qualcosa di spettacolare, mi piace da morire, e secondo me con questo look sta proprio bene.
pazzesco, questo illuminante è un duochrome bestiale perché praticamente c'è, cioè, in base a come cade la luce, sembra dorato ma anche rosa. Bello veramente. Ne vado a mettere anche un po' sul naso e sull'arco di Cupido. Però lo voglio usare anche come punto luce, quindi ne prelevo un po' e lo metto qui, all'interno dell'occhio. Bellissimo, cioè dà una luce che fa impressione questo illuminante. E ne metto proprio pochissimo qui sotto. E poi con il pennello di prima di Nabla vado a sfumare. Ci siamo, a questo punto andiamo a mettere qualcosa per le labbra. Ieri ho acquistato questa meraviglia sempre nella mia bioprofumeria da Valeriana, dove ho acquistato anche il famoso fondotinta di Neve Cosmetics. Ho acquistato questo vernissage, erano in offerta quindi ne ho approfittato, che si chiama appunto, vediamo se riesco a trovarne il nome, Golconde, ha un nome particolarissimo. Vado a levare un po' questo gloss che avevo messo e lo vado ad applicare. Madonna mia, il colore è bellissimo, ce lo sto vedendo adesso mentre l'ho applicato, non l'avevo ancora applicato. Leviamo queste, sistemiamo un attimo i capelli, e questo è il look, mi piace tantissimo, voi che dite? Spero di esservi stata un po' di compagnia, è tantissimo tempo che non giro un Get Ready With Me, infatti credo di essere stata anche un po' impacciata nel farlo. Io vi mando un grosso bacio, spero tanto che metterete un like di supporto e magari mi lasciate un commento sotto, e iscrivetevi al canale attivando anche le notifiche, perché so che ultimamente i miei video non girano molto, in questo modo saprete se pubblico ancora. Seguitemi anche sui social. Stay tuned!